una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, podcast. Cerbero, podcast. Marrani chi vince i debè, dei urla rana rana rana. Cerbero, podcast. Dudubbi vuole estinguersi, tre teste per un cerbero. Cerbero, troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un debè, perché ogni giorno Hello! Aganeba! Ma che stai a fa? Clochard, e benvenuti in questa nuova improvvisata trasmissione! Stiamo tutti un po' inwindinghiti qui, ma tanto è normale così, è normale così. Vi spiego come è nata. Oddio, il layout. Ah sì, ora sentirete anche gli alert del layout. Io non li sento, ma li sentite voi. Li abbasso un pochino, così non saranno molesti. Come è nata l'idea di questa live? Allora, noi abbiamo detto effettivamente che domenica alle 15 non avremmo streamato. No, perché dicevamo, ci prendiamo una domenica libera, anche noi, per magari andare al mare, per andare in piscina. Dico piscina perché si sa, ricoperta di piscio, di bambini sovrappeso dai 6 ai 9 anni, anche 10. Però cosa è successo? Io mi sono svegliato all'alba di mezzogiorno, come al solito, no? In realtà non come al solito, di solito mi sveglio tra le 10 e mezza e le 11, però oggi avevo più sonno, non lo so, una domenica uggiosa. Mi sveglio alle 12 e dico, vabbè, ma insomma, ma che dobbiamo fare, no? E nessuno risponde. E c'è gente che dice, ma tanto tra un'ora piove. Ma tra un'ora piove cosa? Che porca di quella puttana! Grazie comunque a tutti quelli che si sabbano, eh. Peace and love, peace and love, peace and alone, peace and alone. Cosa che il meteo dice otherwise, dice un'altra cosa il meteo. Puttana, mi dite. Guarda, poi vi faccio vedere il meteo di questa zona, ragazzi. Cioè, se non ci credete, se volete delle prove fattuali di quello che sto dicendo, dov'è il meteo? Dov'è l'app del meteo? Ecco qua, c'è. Tiè. Cioè, soleggiato, tutto sole, cioè, sembra un ingranaggio, ma in realtà è un sole, tutto sole. Cioè, allora, che volete da me? È solo una scusa per non andare in piscina, o in piscina, no? Scam casa. Sto un po' instanliolito, ma assolutamente, sono molto instanliolito, quindi ho deciso. Io mi stavo sentendo male, ok? Stavo a casa in catene, dicevo, ma, no? Noi abbiamo preso questo turno alle 15 libero per poter farci i cazzi nostri. Ma sto a casa a non fare un cazzo. Mo mi faccio una partita a The Binding of Isaac, no? Perché come i vecchi tempi. Mi sono detto, ma a sto punto, dato che io voglio bene
alla nostra utenza, ho detto a questo punto vado in live, un'oretta, goliardica, perché ovviamente non è che faccio una maratona, però almeno stiamo insieme, no? Top 2016, anche noi te ne vogliamo, grazie, perché ultimamente... aprite le gabbie? Assolutamente no! Cioè, il bene è circoscritto ai sub, ovviamente. Però, che volevo dire? Ultimamente sì, sto un po'... male, non so come dirlo, male, diciamo male per dare un termine generico. Per il rapporto strano che si ha con la chat, ultimamente sono venute delle persone nuove, un po' tossiche, un po' velenose. Cioè, non si può dire una cosa che subito ti vogliono distruggere. Diventa pesante a un certo punto e ti mettono nella condizione di preferire tacere. E in un podcast ovviamente non si può fare. Ci sono solo coglioni ormai, ma questo includerebbe anche te, Adamantio Zero. Però non ci sono solo coglioni, ovviamente. Voi siete belli e puri. Io ora aprirei il gioco. Per chi non lo conoscesse, The Binding of Isaac è una figata di gioco. Ci giocavo quando avevo appena aperto YouTube Fa Cagare nel 2016... Sto controllando il secondo schermo, che è un monitor di 65 pollici. C'ho qua quello che stava nei miei video dove mettevo Costa Rica. Quello è il mio secondo schermo e ho qui la vostra chat. Perfetto. Questa qui, per chi fosse curioso, la webcam che sto utilizzando è la webcam che mi hanno dato insieme a sto portatile. Unpopular opinion, odio i paperoni. Parliamo anche dei paperoni. I paperoni, in questo momento storico, su YouTube, nel nostro canale Cerbero Podcasts, hanno monopolizzato la sezione commenti del nostro canale YouTube. Dai! Cioè, nel senso, tanto la community di YouTube, no? Si sa, noi del Cerbero la consideravamo peggio dello sterco. Quindi, ormai... i loro commenti da professoroni di 15 righe, dove analizzano tutti i peli che ho nel naso, e per ogni pelo che ho nel naso trovano una ragione per la quale io non dovrei essere venuto al mondo. Mo c'è sta il paperone indeciso che scrive "bella live" al posto di quel commento là. E questa è proprio una retribuzione divina contro tutti quei professoroni che mi hanno fatto dilaniare l'anima. Cos'è Santoro Podcast? Che non siete più abituati a una live ogni tanto? Dove c'è sta uno solo? Non è un podcast questo, non è una live del Cerbero, ok? Non è un podcast, sono io che sproloquio per tappare un buco. Ma comunque, sto cazzo! Ma che dico? Ma quale io che sproloquio per tappare un buco? Questa è una live esclusiva di Dudubbi! Sto partendo per la tangente. Apriamo il gioco, sennò veramente poi finisce che parlo per 2 ore e Twitch ci banna perché ho scritto che avrei giocato al gioco. Tutubi ti tappo. Lo sentite la musichetta del gioco? Allora. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Questa è la storia. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. State a capire, sì, sei English blin. From all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions. Ho abbassato l'audio. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her.
You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing. State a capire, giusto? Tutto chiaro? Anything, Isaac's mother. Poi vi chiedo. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove end you love his me life above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Trema il paura. Scrambling around his la madre room lo vuole uccidere. Hiding place, he noticed a trap door to the basement. Una botola under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door. Gravissimo. Threw himself down into the unknown depths below. Questo è il gioco. Questo è il fottutissimo gioco. Aspettate, abbasso ancora un po'. Questo è il fottutissimo gioco da cui è tratta la mia immagine del profilo di YouTube. Di YouTube fa cagare, la merda. È un nemico di questo gioco, la merda. Comunque, per chi non ha capito un cazzo, Isaac è sto bambino pelato e la madre è una fanatica religiosa. Ha sentito la voce di Dio che le dice, che le ordina di uccidere suo figlio. Suo figlio, Isaac, nota una botola per andare giù nel basement, nel seminterrato, e scende giù. Questo gioco non è altro che una rappresentazione della psiche fallata di questo Isaac, di questo bambino. Ogni nemico è una allegoria e una rappresentazione visiva, ok, sotto forma di minaccia, di una sua paura, un suo trauma e così via. Bene. Faremo una run con Isaac. Non so perché ci sia scritto Lost. Come funziona? Ci sono tutte... Allora, tu lanci le lacrime. Cioè, bellissimo, cioè, lui uccide le sue paure con le lacrime! Con le lacrime! Perché piange, sua madre vuole ammazzarlo. In alto a destra vedete le stanze, la mappa. Ogni stanza va completata. E ovviamente i primi livelli sono facili. Non prenderò nemmeno una hit. Cioè non mi farò colpire nemmeno una volta. Cioè con le mosche. Che ci crea, è un buco di culo quello. È un buco di culo. Guardate le merde in giro. Ah, sono buchi di culo che spawnano mosche. Boh, chiaramente il gioco è stato aggiornato. Una cosa fighissima di questo gioco, non mi farò colpire nemmeno una volta. Sì, ricordatevelo ragazzi, live di YouTube. Allora, la cosa fighissima di questo gioco sono questi cosi qua. Questi cosi qua sono i power up. Tu li prendi. Laser ring tears. No vabbè, già iniziamo proprio con il delirio più totale. Ovviamente sono random, ok? Una partita, una run The Binding of Isaac è totalmente assoggettata ai drop, ai power up random che ti danno. Questo mi sembra buono per iniziare. Poi magari ce ne pentiremo amaramente. Però se ti danno tutti i drop di merda, perdi subito. Questo mi sembra non male proprio. Cioè, direi proprio che va benissimo. Ho già vinto, mi starà a dire. Cioè, boh, è proprio così. Beh, guarda che è. Io andrei subito al boss. I boss ti fanno andare al livello successivo, giustamente, no? Oddio, mi stavo per far colpire come un nabbo. No. Vabbè, cioè, mica sono nabbo. E il boss ti dà un altro power up. HP up. Non caricare. Come non caricare? Tipo, un minimo deve caricare perché non mi fa sparare, se no. Proprio un minimo.
Così dovrei fare. Vabbè, andiamo avanti. Ragazzi, non so neanche a quanti spettatori stiamo. Mi dite 3K. Non me ne frega un cazzo. A parte che 3K butti via. Ma che è? Vabbè, qua devo semplicemente fare così. Magari sti 3K imparate pure qualcosa. Un po' di storia. Un po' di storia. Poi con E. Ecco, ho sprecato una bomba. Così è bombe. Io de bombe ormai sono esperto. Questo è complicato, è molto complicato, devo dire. Molto complicato. Forse i bambini di adesso che non hanno mai giocato a... No! Però nel primo livello non sono mai stato colpito. Che è questo? Gemini. Cancer. Bello, sì. Cancro. Mi ha dato un po' più di HP, però quelli... Quelli... i cuori celesti, una volta che li hai persi, svaniscono, quindi non capisco. Forse you feel protected significava che ho anche un po' più di... No, la difesa non esiste, allora che cazzo... Oh! No, ragazzi, no però, eh. Qua qualcuno mi sta facendo una macumba. Ci sta qualche canale Twitch che mi sta facendo una macumba. Non è possibile, ok? Non ho preso il power up. Ah no, l'ho preso. L'ho preso il power up. Sì, no, è quello lì, l'ho preso. Allora andiamo. Non sono pippone. Ragazzi, non vi dovete permettere. Non vi dovete permettere. Monstro. Ragazzi, finirò questa run con pochissime hit, con pochissime volte che mi colpiscono. Ok? E soprattutto arriverò alla fine. Non ci credete? Dovrete restare a guardare. E se non... se non ci riesco, là ci sarà una penitenza. Una penitenza incredibile. Che deciderete voi. Con un poll. Dai, prendiamo sti cuoricini, va. No. Che è, oh? Ah, mutanda della madre, che è? Eh sì, range up. No, ma che mi serve range up? Vabbè. Niente, ragazzi, eh. So che un gioco della cacchina di YouTube fa cagare. Sì, Anna. Ed è un gioco difficilissimo. Come piacciono a me, giochi di abilità. Noi giochi che ti tengono la manina. Giochi con la vera abilità da gamer. Questo è un bullet hell, a una certa diventa. Cioè un inferno di proiettili. Devi schivare tutto, non farti mai colpire, e colpire tu a tua volta tutti i nemici che ti si presentano davanti. Mo vedo un attimo in chat che mi starà a dire, eh. Oh. E dai un po'. Oh. Niente, ragazzi. Mi sto... No, 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 no. Mi sto pentendo di... mi sto pentendo dei power up che ho ricevuto. Ma si riformano questi, è quello il problema! Ok, mi danno pure il cuore, top. Ok, ci abbiamo la chiave. No, lì dentro non c'entro, anzi, qui dentro. Qui dentro, dentro sta stanza, mo. Ci starà una cosa gravissima. Io, per prendere questo scrigno, attiverò tutte ondate di nemici. E non sarò colpito neanche una volta. Sposta la web. Dove la sposto affinché non dia fastidio? Qua? Scommettiamo. Scommettiamo qualcosa. Non verrò colpito neanche una volta. Neanche una volta. Se vieni colpito ti disegno un pene in testa. 10 sub, che significa? 10 sub. Resti fino alle 18, la live da 24 ore. Oddio, c'ho paura, raga, c'ho molta paura. Aspetta, mi stanno scrivendo qua. No, niente.
Se vengo colpito durante la prossima settimana farò una maratona di otto ore. Di cosa? Non si sa. Se non vengo colpito, vediamo. Iniziamo! Wow! Un gioco da ragazzi. Ma cosa sono questi vermicelli? Sembrate il pene di Just Remo. Come fai a sapere com'è il pene di Just Remo? Vabbè. Easy. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy proprio. Ma che volete? State... vi state confrontando... è finito. È già finito, raga. Pensavo fossero tipo 10 ondate. Pensavo fossero 10 ondate. Me le ricordavo ste stanze tostissime. Ah, aspettate un attimo che devo fare una cosa importantissima. Mi sto dimenticando di fare perché sono in terra. Ok. Cioè mandare le pubblicità, ragazzi. Cioè comunque uno deve pure poter campare. Abbassa la soundtrack. Abbassato ulteriormente. Ragazzi, voglio solo controllare una cosa. Voglio vedere quanti siamo. Beh, 3K. 3K, buttali via. Allora. Vabbè, questa è una cazzata. Ma questa è una cazzata. Comunque, è vero che... è vero che... vedere a quanti spettatori stai ti modifica veramente tanto la, il mood della live. È una cosa che non si dovrebbe mai fare. Cioè... no, mo che cazzo è? Ah, forse ho capito. Ah, dovevo... potevo cambiarlo. Se avessi messo un soldo lì dentro avrei potuto cambiare il power up. Comunque, cioè... uno dovrebbe, poi ovviamente... ma che è? Comportarsi in live allo stesso modo sia se ha tre spettatori sia che ne abbia 30.000. Però ovviamente è molto complicato. Vabbè, questi li odiavo. Te tirano le, ti tirano le loro stesse ossa. Oh. Comunque non verrò mai colpito in questo livello. Io qua lo dico e qua lo confermo. No hit. No hit run. E poi vediamo chi dice che Dutubi non è un gamer. Stavo... ho sudato freddo. Oh. Per ora il gaming è morto, dite? Spegnili i fuochi, avete perfettamente ragione. Prova a entrare qua, non mi ricordo cosa ci potrebbe essere. Ok, proprio l'inutilità più totale. Ma che fa sto Wendigo? Boss! Chi è? Pip. Lil Pip. Ma questo è un coglione. Si piscia sotto. Oh, ma lei è un testa di minchia proprio. No! Oddio! Oddio! Non verrò mai colpito! Non mi prenderai mai! Mai! Wow! Non mi prenderai mai, bastardo! Bastardo! No! No!
Nessuno l'ha visto, vero mami? Nessuno l'ha visto, vero papi? Ma ha colpito col piscio. Con il piscio per terra. Un colpo basso. No. No, il piscio un'altra volta. Li mortacci, due dechinto. Dice veramente, mi fai schifo. Mi fai schifo, ti scopo i buchi negli occhi, vaffanculo. No, mi sto deconcentrando. E va porco di quella puttana Eva. Io butto l'olio. Io mi do fuoco con l'olio. Friggi bene. Giglioro. Friggi bene. C'è il patto col diavolo, ragazzi. Se si entra in questa stanza, si può sacrificare uno o più cuori della vita. E purtroppo ne ho solo quattro. Per un power up. Sacrifico un cuore per quel power up lì che manco so che. Ma è uno scherzo questo? Quella era la mano di mamma che ti prende e te porta a un punto a caso e te fa pure danno. Niente, patto col diavolo esaurito. Forse è tipo un malus se ci pensi troppo. Se stai fermo come un coglione. Flooded Caves 2. Andiamo. Oh, oh, oh! Questi sono esplosivi, sì, sì, sì. Lo sapevo già, lo sapevo già. Wow! Ma pure verme esplode, verme no. No, però lancia le palline di sangue. Ma questi sono proprio rincoglioniti. Se posso permettermi di esprimere un giudizio, quelli sono proprio rincoglioniti. Cioè, quelli hanno fatto l'esame del mensa, ma perché pensavano che fosse l'esame per mangiare alla mensa. Scusate se rido da solo le mie battute, ma... No, ma più legge la chat, porco... Cioè, stavo veramente a leggere la chat. Santo cielo, santo cielo. Poi c'è chi dice che streamare il gaming sia facile. Addio, addio con il diavolo. Che sarà di... Tu dubbi, si concentri. Ok, ok, mi concentro. Eccola là. Aia. Vabbè, dai, ce la si può fare. Questi sono tipo degli Isaac tutti incancriti proprio. Ce la possiamo fare. Simo, se leggi prendi. Non ho letto, non ho fatto in tempo. Ma sei proprio una pippa. Ma vaffanculo, va. Non ci gioco tipo da... veramente dal 2016. Facevo le live su Twitch con più spettatori di adesso. Che la gente... Io che cosa facevo? Tutto marketing. Ecco un po' una merda, ma non è esattamente... Oh, esattamente la merda mia. Va vaffanculo, porca di quella puttana. Vai mona, come dicono i polentoni. E, top marketing. Mettevo la webcam attiva che inquadrava il Gopnik. E c'era ogni volta il pericolo di uscire la mia faccia per errore. Ovviamente non è mai accaduto perché non sono un coglione. Poi c'era quella volta... Dio ca... Wow. Non devo bestemmiare. Dio ca wow non è una bestemmia. Guarda, sta iniziando ad essere più complicato, eh. Ci piace, ci piace. Pro gamer, grazie ragazzi. Mi ricordo quelle live a quei tempi facevo
Ma mi ricordo facevo 3500 easy. Eccoci. Non sono andato dal boss per prendere il power up. Oddio no. Ma che cazzo me ne frega delle bombe. Porca puttana, le bombe. Non è questo il tipo di bombe che vorrei nella mia vita. Proviamo a entrare qua. Due chiavi, però. Ah. Allora. Paul in chat. Paul. Ragazzi, voi siete i protagonisti. Quale scrigno apro? Destra. Centro. O sinistra? Inizia il sondaggio. Let's go. Poll attivato. Voi siete i protagonisti. You are the protagonists. Quella estrema destra, eh. La bella maratona, la che mi dite, metti il... il Found HUD. Ma che cos'è il Found HUD? Ah, è vero, sì, sì, lo metto adesso. Ok, sta vincendo il centro. Mi annuso un po' l'ascella. Che fai, che dopo c'ho pure un appuntamento, ma dopo. E ragazzi, mi sa che vince proprio il centro, mi sa, eh. 36%, un sacco di voti. Più di 1000 voti. Molto più di 1000 voti. Ho votato pure io a buffo. E vince centro 37%. Grazie per il sub. Sono diventato un Isaac Blin. Ma tu sorella. Tu sorella è un Isaac Blin. Ma che... è crashato il gioco, raga. Poi uno dice che non deve bestemmia. Io invece di bestemmiare è bello. Ah no, però se me l'ha salvato. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures. Io spero mi abbia salvato il gioco. Sto nello stesso livello. Vabbè. Nulla è perduto. E ora metto pure quello che mi avete detto voi. Eccolo. Ah, vedi, si può pure spostare. Così lo vedete, ragazzi. Siete contenti? Oh, no, ho sbagliato. Vaffanculo. No, ma pure il time è eccessivo, però ok. Cioè, questi sono proprio rincoglioniti. Cioè, questi qua vanno a fare l'esame del mensa perché pensano che sia necessario per mangiare alla mensa della scuola. Senti che scoreggia proprio. Un attimo che... oh, ho capito che maneggiare troppo con OBS fa crashare il gioco, quindi... ma 40 euro cosa? Ah, WhatsApp! No, non l'ho visto! Grazie, WhatsApp, grazie, grazie. Scusate, ah, mi sta chiamando Tago, aspetta un attimo. Pronto, Tago, sto in live, dimmi tutto. Ah, è quello di quelle 4 e mezza al parco degli acquedotti. 4 e mezza al parco degli acquedotti, capito?
3000 persone in chat. 4 e mezza, parco degli acquedotti, va bene. È gigante il parco degli acquedotti, quindi prima che si trovano. Hai ragione anche tu, va bene, ci vediamo dopo. Ok, ciao. Ci vediamo lì. Grevissimo. Comunque, che era successo? 40 euro, grazie mille, Waxep. Ma ha scritto qualcosa nella donazione? Perché mo se apro se apro tutto, crash nuovamente. Fede me una gioia, vabbè, guarda. Raduno abusivo, ma sì, ma che a noi che cazzo ce ne frega, è domenica, papà. Allora, rientriamo qua, prendo quella al centro. No! Ah, ma li posso prendere tutti? Pensavo che sparissero gli altri. Ma allora, ma vaffanculo. Però no, la chiave non la spreco perché mi serve il power up. Cioè, veramente una... il sondaggio era pure inutile perché pensavo sarebbero scomparsi. E mi ha fatto pure crashare il gioco, ottimo. Preso la chiave. No, porca di quella puttana Eva stronza lurida bocchinara. Bocchinara, porco Dio! Non l'ho fatta apposta, raga. Non l'ho fatta apposta, veramente. Non c'ha, cioè, proprio... era una cosa proprio... che mi bolliva dentro, cioè non ce l'ho fatta più. Vi chiedo scusa. Chiedo scusa a tutti quelli che possono essersi sentiti offesi. E vaffanculo però, dai. Troppo, cioè... io non sono un gamer, sono abituato a giocare ai giochi da solo, no? Quindi quando bestemmio per cazzi miei non penso che nessuno si offenda, a parte Dio se esiste, ma in live non lo faccio mai. Di giocare intendo. Ah, ancora sta merdata delle bombe, porca troia. Vabbè, homing bombs, utilissimo proprio. Una cosa utilissima senza la quale non potrei vivere, porca troia. Vabbè, va. Tu tieni la monedina di merda. Questi me li prendo volentieri. Dei soldi non me ne frega un gaz. Che sarà di go to the shop. Allo shop. Ma perché? Dov'era qui? Dov'era? Dov'era lo shop? Ma raga, non mi rompete il cazzo, dai, vado al boss e basta. Ah, è quello là davanti, lo shop. È questo, no? Porca puttana. Vabbè, meno male che è un coglione. Cioè... questo ha fatto... no! Questo ha fatto l'esame del Mensa. Grazie. Ha fatto l'esame del Mensa. Porca troia. Ah, e mori. Boss. Oh, Gurdi, mi piace. È tosto, eh. È un vero bullet hell. Ecco. Porca troia. Vai, homing bombs. Fate qualcosa, Dio. Fate qualcosa. Niente, eh? Ah. Dai, mi devo concentrare.
Poi una cazzata alla fine, cioè, se capisci il pattern, è proprio una cazzata. Grazie. Cos'è? Speed up, size down. Ottimo. Mo so un furetto. Prendiamo questa cosa. Vabbè, poteva andare peggio. Siamo nella necropolis, Mo so cazzi. Sentite la colonna sonora com'è cambiata. Taradaradarada. Questa non l'ho mai sentita, mi sa. Possibile. L'ho finito svariate volte, Oh! Ah no, so amiche queste. Ottimo. So amiche. Però uno nel dubbio scappa. Ok, oh. Ah, ok. Oh, ma che è, oh? Ah, devo distruggere i cuori. Guardate che... No, dai, il fuoco. C'è il fuoco, cagazzi, proprio. C'è il fuoco. Envy. Vedi, lui combatte pure contro i sette vizi capitali. Per qualche strano motivo. Questo perché fanno parte di lui, effettivamente. Non fa nulla. Ah, ecco. Perché parlo io? Perché? Perché parlo? Non fa nulla. Cioè. Levati dal cazzo. Dai, qua l'ammazzo proprio subito. Ah. Oh, ma che è? I'm firing my laser. Shoop da whoop. Ok. I'm a fire in my laser! Cose che i 2000 non possono capire. Il lore di questo gioco mostra più di quello che si pensa. È un viaggione. Esatto. Qualcosa l'avevo anche letta, appunto. Se me la ricordo, vaffanculo. Se me la ricordo, la cito. Zara 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 da zagana zagana me fammi una zagana troia fammi una zagana 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 sì zagamini tutto zaganami tutto zagana zagato zagana di zagato zagato fa una zagana zagato fa una zagana al suo fidanzato TNT. Cosa fa TNT? Ma va, cortesia. Zagato, fa Zagana. Oddio, qua che... Che succede? Che succede, ragazzi? Ho paura. Zagato, la zagana. La zagana di Zagato. Secondo me è meglio di quella della mia ragazza. Zagato fa la zagana meglio della mia ragazzata. Ragazzo fa la zagana meglio della mia ragazzagana. Oh, belli questi. Ma assomigliano. No, proprio che questo è stato un mio errore di calcolo, ragazzi, perdonate. Zagato, la zagana di Zagato. Oggi quanto sta modificato Tubi? No, vabbè, ma che... Giocando al gioco... Ah, hanno aggiunto questa cacchina. Giocando, ovviamente, ogni tanto vado soprappensiero, penso a Zagato la Zagana. Oh! Questo comunque non l'ho mai battuto, questo boss, Ecco, mi fa piacere che ci siano boss nuovi. Ok, quella verde... Eccolo! Eccola! Dingle! Sono io! No, porco di... vabbè, scusate, ragazzi. Ma vaffanculo, va!
I'm a fire in Malaysia. Shot sped up. Inutile. Simo il tesoro. L'ho preso il tesoro. Stanza A. Greve. Dank Depths. Greve, raga. Stiamo proprio nei livelli veramente tosti, eh. Ma qui a maggior ragione sarò più concentrato e non mi farò colpire nemmeno una volta. Cioè, guarda che... Top Nabbi, sì, dai. Guarda che mi faccio colpire da sti Nabbi. Cioè, un abismo incredibile. Zagato la zagana. Mi piaceva quella colonna sonora, però. Qua ci dobbiamo inventare... No, il sangue! Il sangue tossico! Really? Cosa fa The Magician? The Magician. Ok. Questa cosa fa? Ok. The Magician. Lacrime che inseguono i nemici, mi avete detto in chat. Sì, ma non so se è applicabile anche a queste... A queste lacrime. La merda d'oro. No, no, no. Non so se mi conviene. Oh. Ma... Sti cazzi. Zagato la zagana, Zagato la zagana, che fa la sua Zagato, che fa il suo fidanzagato. Zagato la... Zagato la zagana, la fa il suo fidanzagato. Zagato... Porco. Zagato la zagana, la fa il suo fidanzagato, è molto... No. Non lo so, ragazzi. Ho fallito il freestyle. Io ogni volta che i miei amici fanno freestyle... Io cringio perché non so capace, veramente. Ci ho provato. Ne sono totalmente incapace. La mia abilità musicale risiede altrove. E poi ieri stavo al Pigneto. Corchitano. La moglie e degli amici. E Livio. E a un certo punto, che è qua, arcade. No, grazie. A un certo punto, stavamo appunto a Arpigneto, c'è stava sta partita di calcio clandestina. Clandestina non perché non si potesse fare, ma perché c'erano solo clandestini a giocare. Essendo Arpigneto. E a una certa gli amici... Grazie per i sub, comunque. A una certa gli amici del Kitano... Cosa farà questa pillola? Balls of steel. Ottimo. Ok, lo prendo, lo cambio. Lo prendo, lo cambio. Cambia, prendi, cambialo. No, cambia, cambia, cambia. Bilancia fa schifo. Cambiamo. Ma lo posso ricambiare? Lo posso ricambiare, ragazzi? Pia. Cambialo assolutamente. Prendi, cambia, 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 cambia. Ah, raga, però siete dei pezzi di merda! Ma avete scammato! Odopia questo? Metti la bomba. Il latte è inutile. Che è questa birra? Ragazzi, io mi sto affidando a voi.
Io mi affido a voi. Prendilo, basta. Ma come charge shots? Vabbè, so più grandi. Super grid. Hai visto come mi sono dileguato, eh? Poi il fatto che so piccolo è ottimo. Dai, crepa. Che figa sta cosa di chitarra proprio. Oh. Vabbè, diciamo che i soldi ho recuperati, dai. Allora, dicevo, stavo al Pigneto col Chitano e a un certo punto i suoi amici vedono sta partita di calcio clandestina e decidono, oh, regà, ma dai, famo se sta partita a calcio. E io ovviamente quando sento ste parole proprio... Quando sento ste parole in me si evocano dei flashback orrifici del... delle medie. Di quando... oppure le superiori, insomma. Di quando... ah, più le medie, in realtà. Di quando... giocare a calcio non era una scelta. Cioè, tutti i maschi giocavano a calcio. Era una cosa obbligatoria. Ma qui non c'è, in questa... in questo coso non c'è la stanza del tesoro, vabbè. È una cosa obbligatoria giocare a calcio. E il tuo valore di essere umano, porca puttana, veniva misurato in base a quanto eri forte a calcio. E per me era un trauma ogni volta. Ah, siamo già a mamma, boss finale, regà. Regà, questo è difficilissimo. Dobbiamo uccidere nostra mamma. No, no, mamma, please, no. Please, why you do this? Porca madò. Why? No, 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 no. Mamma. Mamma. Did it be to make you cry? If I'm not back again. No, porca madò. Mamma. Mamma! Please! Please! Oddio! Sono quasi morto! Sono quasi morto! Sono quasi morto! Sapete cosa significa questo? Che io settimana prossima dovrò fare una maratona di 8 ore. Io sono assai rattristato. Ma hey. C'è poco da fare. C'è veramente poco da lamentarsi, ragazzi. Ora vi faccio vedere una cosa. Non provate questo a casa, ok? Vi faccio vedere la mia ultima fissa. Su... su YouTube. Non mi giudicate, ok? Se è possibile.
Alla questa cosa, porca troia. Sta catturando lo schermo sbagliato, genio. Ottimo. Non me lo fa vedere questo. Ma perché? Ma questo è pazzo. Cattura sto schermo, se vuoi. Non ti impedirò io di... Allora, io ora vi farò vedere un reperto... Una cosa rara, insomma. La cronologia delle visualizzazioni di Dudubbi. Ok, siete pronti? Siete pronti? Gioco tal c'è, vabbè, mi sono arrivi ogni tanto. Io mi apro le live per vedere i commenti. Pensate un po' quanto sono pazzo furioso. Aspetta che non mi vedete. Sono un pazzo furioso e mi leggo i commenti. Grazie per il sub. Lidl farà concorrenza ad Amazon sul cloud. L'ho chiuso subito, come potete ben vedere, non mannava. Silent Hill Kid Icarus, me lo so salvato per dopo. Kid Icarus è uno youtuber inglese, un grande, parla di gaming. Anche questo video volevo vedere, ma un'ora, ho detto vabbè. Rick Beato, canale di approfondimento musicale. I Lordi. Volevo ascoltarmi sta band da quando ero piccolo. Questi si travestono da mostri. ma che cazzo ne sapete? Che bambinata. Sentite che sound di chitarretta di merda calante. Ma andatevene a fanculo. No, mi piacevano da bambino, effettivamente. Beh, Eric Clapton. Cazzo volete. Poi, questo David Bennett Piano, altro canale di approfondimento musicale, teoria, tutto... questo perché voglio cambiare la porta di casa mia. E poi regà, io vi devo chiedere scusa, ma io ieri mi sono messo a vedere i video di animali. Cioè, mi sento un coglione a dirlo, però ci sta tutto un sottobosco di YouTube con video di animali che soffrono. Non so come dirlo, regà, cioè mi sono proprio infilato in questa tana proprio. Insomma, trappole per topi che vengono intrappolati, proprio pam, la trappola qua. Sono cose che accadono comunque nel mondo. I topi rompono i coglioni a chi c'ha da mangiare, insomma, di trappole innovative innovative, insomma, questa è una trappola di 427 anni. I scimpanzé e le scimmie che maltrattano i loro figli, cioè è una cosa ovviamente di natura, non uomini che fanno male ad animali, cioè nel senso cose che accadono già in natura, a parte le trappole per topi. È un fetish strano, cioè vedere la brutalità della natura, capito? No, questi qua, cioè stanno le scimmie che prendono i loro figli per la coda, le trascinano per i sentieri rocciosi. E poi vabbè, i titoli sono bellissimi, vabbè. Monkey Dies, a Tortuous Death, vabbè. E i titoli sono tipo RIP, queste cose qua, no? Devono far vedere che sono tristi, che sono tutti questi canali che secondo me sono stati creati da africani o da comunque gente del terzo mondo, che per non farsi bannare i video scrivono tipo fall in deep tear, cioè tipo, capito, no? Loro vogliono dire ho pianto guardando questo video, no? Video triste, fall in deep tear, what wrong happened on baby Amy,
Why Amy sleep no action? Perché? Perché why Amy la scimmia sleep no action? Cioè, sono delle cose assurde. Aspetta, eh. Breaking heart when see monkey mistreat tiny baby. You will break heart to see video. How they do very bad on baby. Vabbè, come rinnovare la casa e tutto. Però il mio fetish più grande e più duraturo... guardate quanti ne ho visti, regà. Guardate quanti ne ho visti. Interrogation of a monkey. Questo qua è un clickbait, eh? Non è vero. Gli stavano tipo a lavare. La stavano lavando. Interrogation of a monkey. Baby monkey, poison foods, crying sound. Oh, oh, oh. So poor Lori, baby poison. Vomit so much. Poi vabbè, questi qua delle trappole per topi sono una droga. Trappole per topi, trappole per topi. Poi mi sono risentito le canzoni che ho fatto di me contro te. Questo è tutto ieri, eh. E questo qui è un grande, verrà invitato. E poi la mia vera... il mio vero fetish è guardare come ammazzano le aragoste nei ristoranti. Cioè, queste qua sono cose, raga, che accadono ogni giorno. Semplicemente sono documentate per 5 milioni di malati come me che vogliono vedere le aragoste uccise in modo istantaneo. Questo è il viaggio nella mente di Dudubbi. Questo è ciò che faccio io durante le notti insonni. Sono stato tipo fino alle 4:30 a guardare sti video, per questo sono proprio tanti. È stato tipo tutto mezzo modificato, però non lo so. C'è un qualcosa che mi fa dire... Ma che è? Okay. E niente, ragazzi, noi ci vediamo stasera. Saremo tutti e tre al Cerbero. Tutti e tre in live. Quindi ci vediamo stasera. È stato bello. E tanto la ricarico su YouTube subito questa. Bye bye. Ah, per mettere la sigla, dato che sto sul mio portatile, devo mettere una live del Cerbero, togliermi e aspettare che arrivi la sigla. A stasera, ragazzi. Questa è quella che lagga, col cazzo. Scusate, eh. Questa non lagga, giusto? A stasera, ciao! Qua, aspetta, no, sono a fare prove di microfono. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Teste per un Cerbero, Cerbero, podcast, troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard.
mi stai dicendo giustamente, ma suonala tu, testa di cazzo. Ci avete anche ragione. Un attimo che devo un secondo fare questa cosa, perché se mi vedo in mutande ci bannano, e sto effettivamente in mutande, quindi se, insomma, così non penso che vedrete le mie mutande. Devo prendere... Ovviamente i plettri ogni volta che ti servono non esistono. Porca troia. Da un attimo. Vabbè, sti cazzi. Eccoci. Perché è così strana la web? Stella cometa e libertà, da sola vola su Andromeda. Stella cometa e libertà, stella cometa e libertà. Stella cometa e libertà, aspetta che non faccia il boom. Perché poi so cazzi tuoi, Rubino farà il bu. Mi metto così, così i goblin vedono gli accordi e la suonano bene. Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, pa-pa-pa-podcast. Cerbero, pa-pa-pa-podcast. Marranni chilisce i depe, Flame urla rana rana rana. Cerbero, pa-pa-pa-podcast. Vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero. Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard né tanto non deve, perché ogni giorno guardo il Cerbero, pa-pa-pa-podcast. Cerbero, pa-pa-pa-podcast. Marranni chilisce i depe, Flame urla rana rana rana. Cerbero, pa-pa-pa-podcast. Wow, 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 wow. Cerbero podcast. A stasera, stronzetti.